avendo la mia famiglia con questo lavoro di detto un po' brutto, là con le roba nei cassonetti, mi aiutano la gente, mi do da fare per la mia famiglia, per dare a mangiare la mia famiglia, non lo sto facendo per altra gente. Solamente queste non devono succedere, queste cose, spiacere. È già la seconda volta, una volta mi hanno aggredito, adesso me l'hanno fatto sotto il naso, ma io no. Non ci posso pensare a quello che è successo, non ci posso pensare perché ho una rabbia addosso. Una rabbia di quelle che trovo, anche tu uno. Messo male da loro, mi sto uccidendo ieri sera io. Nino, raccontiamola la tua storia, che è quella, purtroppo sembra sempre piovere sul bagnato. Ieri ti hanno rubato il tuo Fiat Doblò. Sì, per la mia famiglia, non serviva per me. Io ho la mia piccola pensione e campo. Con certo. La mia pensione aiuto i miei nipoti, ho 9 nipoti e li sto mantenendo io. Insomma, chissà la gente che vede questo furgone, Doblò, che fa la gentilezza di contattarmi. Io, certo, il mio cuore è più grande di quello che sto dicendo. I miei nipoti a casa li sto levando io, non c'è, il padre ce l'abbiamo conservato. La madre non lavora, io campo per loro, non sto campando per me. Questa storia qua, ma mi sta buttando giù. Tu hai anche ogni giorno una bancarella? Sì, faccio una bancarella e lavoro tutti i giorni, quello che trovo lo vendo tranquillamente, la gente viene a comprarmela a 1,50 euro, quello che posso aiuto molta gente, regalo roba, insomma il mio cuore è grande, no, una cosa così non me l'aspettavo. L'appello che lanceremo anche con il nostro giornale Cagliari Online è proprio abbastanza semplice: chi vede in questo caso la tua auto, noi indicheremo anche la targa, la segnali immediatamente alle forze armate. Una cosa che ti senti di dire ai cagliaritani, Nino, innanzi anche a questo periodo non facile di crisi e via discorrendo, cosa ti senti di dire? Ai cagliaritani di avere fiducia, no, per la nostra, i nostri politici è una cosa, non va più, non va più. Paghiamo tasse, multe, arrivano multe, non si sa dove arrivano queste multe. Mi raccomandate, e siamo pieni completamente le scatole, perché non riusciamo più ad andare avanti. Stiamo vivendo una miseria qui a Cagliari. Dov'è il benessere? Stanno i soldi solamente ai negri. Altra gente non è data, no, non ci stanno aiutando, c'è malessere, 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 malessere.